Sei su voci.fm. Secondo me la vita è un dono e non ho intenzione di sprecarla. Non sai mai quale carte ti capiteranno nella prossima mano. Impari ad accettare la vita come viene. Ammettiamolo, chi di noi non ha imparato ad amare Leonardo DiCaprio? Sin dal suo primo film di successo, Titanic del 1997, dove con il personaggio di Jack Dawson ha conquistato il cuore di milioni di ragazzine, l'attore è cresciuto, finendo a lavorare con i più grandi registi del cinema moderno mondiale. Mi chiamo Richard. Allora, cos'altro volete sapere? Qualcosa sulla mia famiglia o da dove provengo? Tutto questo non importa. Quentin Tarantino, Ridley Scott, Christopher Nolan, Steven Spielberg, James Cameron, ma soprattutto Martin Scorsese, che ha reso DiCaprio il suo nuovo attore feticcio dopo la storica collaborazione con Robert De Niro, che spesso non ha esitato a definirlo il suo erede artistico. È un muso nero che ha vissuto qui per molto tempo. Decisamente molto tempo. Finché ha tirato le cuoia un giorno. Ma se in Italia abbiamo imparato ad apprezzare questo grande attore, il merito è della sua voce italiana, Francesco Pezzulli. Mio padre mi diceva che eravamo tutti nati nella tribolazione. Lo stesso poté dirsi della nostra grande città. Francesco doppia per la prima volta il giovane attore nella sitcom degli anni 90 Genitori in Blue Jeans e dopo 3 anni DiCaprio ottiene i suoi primi 2 ruoli importanti al cinema. Buon compleanno Mr. Great da un lato e Voglia di ricominciare, in coppia proprio con Robert De Niro. Ma qui a doppiare la star non è ancora Pezzulli, bensì i bravi Corrado Conforti e Alessandro Tiberi. Bisogna aspettare il 1996, quando il famoso attore, doppiatore e direttore di doppiaggio Tonino Accolla sceglie di nuovo Francesco Pezzulli per doppiare Leonardo DiCaprio nella trasposizione moderna di Shakespeare Romeo più Giulietta, di Baz Luhrmann. Cuore aveva mai amato. Occhi, rinnegatelo. Perché non ha mai conosciuto la bellezza fino a ora? Nella seconda volta, Francesco Pezzulli deve doppiarlo in versi e non è affatto facile. Ma grazie anche all'ottima direzione di Accolla, la prova finale è di grande livello. L'anno dopo, infatti, lo stesso Tonino Accolla sceglie di nuovo Pezzulli per doppiare DiCaprio nel film che non solo sarebbe diventato campione d'incasso dell'anno, ma sarebbe rimasto il film con incassi maggiori nella storia del cinema per molto tempo. Titanic. Avanti, sali sulla scialuppa! Sali sulla scialuppa! Ora va, prenderò la prossima! In questo film, DiCaprio, attore eclettico, interpreta un giovane romantico idealista che riesce a commuovere e lanciarlo definitivamente nell'Olimpo delle star. E da quel momento Pezzulli diventa il suo alfiere. Credevi che solo l'FBI desse la caccia a questo tipo? Non scherziamo, dai. Sguazzi in assegni governativi. Seguiamo una pista di pezzi di carta da mesi ormai. Dobbiamo andarcene da quest'isola, Chuck. Torniamo sulla terraferma. Qualunque cosa succeda qui è brutta. Vi metto a parte di un piccolo segreto a proposito dei telefoni. Sono soltanto attrezzi di plastica. Come un M16 carico senza un marine che prema il grilletto. E nel caso del telefono, tocca a voi. Nella storia del doppiaggio, parecchi abbinamenti storici sono nati per caso, quando entrambi gli attori erano agli inizi e sono cresciuti assieme nell'arco della loro carriera. Sean Connery e Pino Locchi, Meryl Streep e Maria Pia Di Meo, Woody Allen e Oreste Lionello, Dustin Hoffman e Ferruccio Amendola, Robert Redford e Cesare Barbetti, Marlon Brando e Giuseppe Rinaldi, Eddie Murphy e Tonino Accolla, Denzel Washington e Francesco Pannofino e tanti altri. Oggi difficilmente un attore riesce a conservare la stessa voce per ogni film, per svariati motivi. Ma Leonardo DiCaprio e Francesco Pezzulli restano ancora un esempio di un perfetto incastro tra occhi, voce e anima. Non voglio resistenza dell'aria sulla fusoliera. Deve essere completamente liscia, Odi. Liscia! Intesi? Non so che altro dire. Dicono che usiamo solo una frazione del vero potenziale del cervello, ma questo quando siamo svegli. Quando dormiamo, la mente può fare quasi ogni cosa. Non ho più paura di morire. Sono già morto una volta. Continueremo ancora a parlare di doppiaggio qui, sul blog di voci.fm. Un saluto da Alessandro Delfino. Voci.fm, il sito delle voci.